Bienvenidos a un nuevo vídeo de podcast español. Que es broma, no te preocupes, este vídeo va a ser en italiano. Pero, como voy a hablar sobre las diferencias entre español e italiano, creo que podría resultar interesante tanto a los hispanohablantes que aprendan italiano como a los que no sepan absolutamente nada de italiano. Por eso hay subtítulos en italiano y en español. Pincha el botoncito y se activarán. Qualche tempo fa vi ho parlato delle principali differenze grammaticali, intese come sintassi e morfologia, tra italiano e spagnolo. Dato che quel video vi è piaciuto, ho pensato di continuare la serie Italiano vs. Spagnolo. Oggi parliamo di differenze nella pronuncia, uno dei miei argomenti preferiti. Userò a volte il termine tecnico, fonologia, ovvero sistema di suoni o fonemi in una lingua. Parlerò però della fonologia partendo sempre dall'ortografia italiana e spagnola, cioè da come si scrivono le parole usando le lettere dell'alfabeto tradizionale latino. Sapete le lettere dell'alfabeto spesso indicano suoni diverse in lingue diverse. Con questo video voglio quindi mostrarvi allo stesso tempo le differenze principali tra italiano e spagnolo nell'ortografia e nella fonologia. Perciò in questo video farò uso di simboli presi dall'alfabeto fonetico internazionale o IPA in inglese, un modo più scientifico e univoco di rappresentare graficamente i suoni di una lingua. Li vedrete sullo schermo questi simboli e nei sottotitoli che vi consiglio di attivare a proposito. Ma è importante conoscere l'IPA? Secondo me è una buona idea provare ad abituarsi a questi strani simboli e associarli ai suoni che rappresentano. Conoscere l'alfabeto fonetico è davvero utile se volete imparare la fonologia di una lingua in maniera, diciamo, scientifica e non assentimento magari ne parlerò in un altro video se vi interessa vi ricordo che farò un approfondimento a questo video come a tutti nel mio podcast esclusivo tre parole sul mio club che è un luogo per le persone che stanno imparando l'italiano attraverso i miei contenuti e vogliono contenuti extra il club vi dà anche accesso ad altri bonus interessanti come la trascrizione pdf per questo e per tutti i video dirette esclusive vi permette di unirvi a un gruppo Telegram e a un server Discord per chiacchierare esclusivamente in italiano con me e con altri membri. Se vi interessa, andate a dare un'occhiata. Un'ultima cosa prima di iniziare: la mia pronuncia spagnola non sarà perfetta inevitabilmente, quindi non mi giudicate troppo duramente. Seconda cosa: Devo per forza fare delle semplificazioni, lo spagnolo non è un monolite ma è composto da tantissime varietà diverse, di conseguenza pronunce diverse, così come anche l'italiano. Non posso entrare troppo nel dettaglio per non fare un video di 12 ore. Io userò una pronuncia più iberica perché è quella che conosco meglio. Detto questo, andiamo. Le lettere B e V. B. Iuve. Queste due lettere causano un po' di confusione, soprattutto per colpa dello spagnolo, detto francamente. Quindi vediamo prima la situazione italiana, che è più semplice. Sì, perché in italiano V e B hanno due suoni, cioè fonemi, ben distinti. In spagnolo non è così, ma lo vedremo dopo. La lettera V si pronuncia sempre V, come VERY in inglese, quindi vivere, avere, verità. Invincibile, sempre V. La lettera B invece si pronuncia sempre B in ogni posizione, quindi abito, bambino, anche tra due parole, quindi va bene a Bologna. Ah, sapete perché c'è una doppia in va bene a Bologna? Ho spiegato il motivo in questo video. Se prendiamo una parola che ha entrambe le lettere, possiamo osservare la pronuncia ben diversa dei due suoni. Se lo spagnolo è la vostra madrelingua e state imparando l'italiano, non sarà facile per voi pronunciare bene queste parole, ma provateci. Bevanda, viterbo, verbale, breve, abile, avido. Ma perché? Avete qualche difficoltà? perché in spagnolo la situazione è più complessa e meno lineare. Innanzitutto in spagnolo queste due lettere sono ridondanti, è come se fossero la stessa lettera. In linea puramente teorica non servirebbero due simboli diversi. Se si usano due simboli distinti è solo per ragioni etimologiche, ossia perché in latino c'erano già due lettere e suoni ben diversi. E chi ha inventato l'ortografia spagnola moderna voleva omaggiare il latino. Se la parola latina che ha originato quella spagnola aveva già la b, si tiene la b come in bueno. Se aveva la v, si tiene la v come venir. Ma scrivere b o v o b o v da un punto di vista fonetico non fa alcuna differenza. Entrambe le lettere si comportano allo stesso modo e corrispondono entrambe a due suoni possibili. Realizzeremo l'uno o l'altro in base alla posizione. La posizione determina in maniera infallibile e obbligatoria la pronuncia, cioè non possiamo fare come vogliamo. Ho detto che questo fonema si può realizzare in due modi in base alla posizione. B, come in italiano barca o in inglese boat, o V. Un suono un po' diverso, simile a una B prodotta senza chiudere completamente le labbra. Come nella B di imbensibile. Vediamo quando incontriamo l'uno o l'altro e seguimi con attenzione. Se stai leggendo i commenti torna su perché è un po' complicato. Avremo un suono B di boat in tre casi. All'inizio di una frase... Quindi dopo una pausa, un silenzio, cioè in altre parole, se la prima parola, che diciamo quando apriamo la bocca è scritta con una lettera B o V, in prima posizione, la pronuncia di quella lettera sarà sempre B. Quindi Vamos, bonito, ventana, base. Poi il suono B si ha anche dopo M, embuste, ambizion. Abbiamo B anche dopo N, come nella ue di imbencible. E notate che N in questo caso diventa M, imbencible, ma questa è un'altra storia. Solo in queste posizioni si pronuncia la B di boat. In tutte le altre posizioni, invece, abbiamo il suono tipicamente spagnolo v, di cui vi parlavo prima. Eh, per esempio nelle parole haber, UVA, hablar. Ma anche tra due parole, questo è molto importante, quindi avremo haber de verdad muy bien. Prendiamo la parola vivir. La prima v si pronuncia b perché all'inizio di una frase, dopo una pausa. La seconda non si trova né all'inizio di frase né dopo m o b e quindi si pronuncia v. Ora ti faccio una domanda. Che succederebbe se mettessimo una parola prima di «vivir» come in questa frase che vedi? Pensaci un secondo. Hai pensato? Bene, la soluzione è questa. Avremmo in questo caso due «v». Chiero beber. Ma attenzione anche a questo. Se ho «n» o «m» prima di «beber», avremmo di nuovo «b». E io schiere Ce l'abbiamo fatta. Non è stato facile, ma dai, più o meno. Esercitiamoci ancora, paragonando queste parole e frasi in spagnolo e italiano. Vive, vive, el vive, lui vive, beve, beve, el beve, lui beve, bien, bene. E bien? Tutto bene? A proposito, tutto bene, siete ancora vivi? Se il vostro cervello non è ancora esploso, direi che possiamo proseguire. Forza e coraggio. La lettera D o D. Partiamo di nuovo dall'italiano, che anche in questo caso è più semplice. Anche la D ha sempre lo stesso suono. Ah! Come è facile a volte l'italiano! Il suono è, so che vi sorprenderò, d in tutte le posizioni. Dente, coda, caldo, perdo. E se parlate spagnolo, fate attenzione a pronunciare il mio nome Davide con due d. E già che ci siamo, anche una v bella forte, quindi non Davide, ma Davide, ok? In spagnolo ci sono anche due modi eh, di pronunciare la lettera De. Avremo il suono d, come in italiano dente o in inglese doctor, in tre posizioni. All'inizio di una frase, quindi dopo una pausa, Diente. dereccia, debil. Dopo n, quindi andar, abbandonar, anche tra due parole. Con Diego, dopo l, dunque aldea, sueldo, anche tra due parole il diente, ma la lettera D in spagnolo ha anche un'altra possibile pronuncia che è l', che si realizza mettendo la lingua tra i denti, un po' come il suono inglese della parola this, anche se in spagnolo di solito è meno forte di this. Sentite la parola puedo, puedo. Nella fonetica si parla di suono approssimante, non pronunciato con una frizione netta e avremo quindi. In tutti gli altri casi, per esempio, comida, lato, tarde, perder. Vediamo alcune parole o frasi che hanno entrambi i suoni. El dedo, mi dedo, è andato, redondo, soldado, las dos, ir de vacaciones. Torniamo ora all'italiano. Vediamo qualche frase con D, B e V per fare il punto della situazione finora. Pronunciate queste frasi dopo di me e esercitatevi a fare D, B e V correttamente, se siete stranieri ovviamente, se siete italiani credo siate capaci. Quindi ignorate le regole più complicate dello spagnolo e cercate di dire D se c'è una D, B se c'è una B e V se c'è una V. Io devo diventare bravo da subito. Ho 12 bevande da bere. Ma Bernardo va a vivere a Bergamo con Deborah? Bene, per oggi concludiamo qui. Ho tante altre cose da dirvi sulle consonanti e poi ci saranno le vocali, ma per oggi vi ho già annoiato abbastanza, credo. Qualche domanda. Conoscevate queste differenze fonologiche, ma anche ortografiche? Quali suoni o combinazioni di suoni sono difficili per voi? E ditemi anche da che paese o, o che città italiana o città del mondo venite. E infine, vi interessano questi video sulla pronuncia? Vi piacciono? Fatemi sapere così decido se vale la pena di farne altri. Voglio ringraziare di cuore il mio amico Rafael Turrigiano, o Turrigiano, esperto di fonetica e fonologia, che mi ha aiutato immensamente nella preparazione di questo video. Eh, grazie di cuore, davvero Raf, per la tua immensa conoscenza che condividi con noi come un immortale. Raf ha un canale, andatelo a vedere, eh, è, è, un, è, un, è un fenomeno, è un fenomeno Raf. Grazie anche ad Erika che eh, ultimamente mi sta aiutando a scrivere meglio i, i miei video. Grazie. Infine voglio ringraziare tutte le persone che vedete scorrere qui ai lati, sono i membri del podcast Italiano Club che sostengono il progetto e ottengono bonus in cambio, come vi ho detto prima. E grazie a voi se posso cimentarmi in video più ambiziosi come questo. Un grazie di cuore a tutti, ci vediamo nella seconda parte, ma probabilmente farò un altro video prima, in realtà, vabbè comunque.